Salve a tutti e ben ritrovati. Come avevo promesso, in questo video affronteremo il primo drago della storyline principale. Per motivi di tempo ho preferito evitarvi tutto il discorso dello Jarl che comunque si riassumeva in vai e uccidi il drago. Nel video precedente vi ho fatto vedere quel piccolo glitch per aumentare l'abilità arceria. Siccome poi mi sono dimenticato di farvi vedere che io comunque, proprio perché avevo detto che non l'avrei usati, ho ricaricato il salvataggio precedente, come potete vedere è rimasto a 19 punti. Questo è giusto per i più maliziosi che potevano pensare che, non avendo mostrato... Ok, allora, se le informazioni che ho trovato non sono sbagliate, i draghi che usano il soffio di fuoco sono deboli al ghiaccio, mentre quelli che usano il soffio di ghiaccio sono deboli al fuoco. Quindi proverò con la magia del ghiaccio. Se decidesse ad atterrare e a farsi colpire. Come non detto. Passiamo a qualcosa di pesante adesso. No, me l'hanno ucciso le guardie. Speravo di vedere qualche animazione figa finale. Stupide guardie. Vabbè, uccidendo questo drago abbiamo potuto sbloccare il nostro primo urlo, che come vi ricorderete avevamo trovato nel tumulo delle Cascate Tristi. Questo è il solito bla bla bla. Adesso vi faccio vedere un pezzo di strada mentre ci muoveremo verso Whiterun, dove dovremo sentire la convocazione dei Barba Grigia.
poi ci sarà il solito discorsetto, una volta andremo dallo Jarl di ringraziamento e il solito bla 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 che si concluderà con raggiungi Barba Grigia praticamente. Il prossimo video sarà salita di 7000 gradini. Probabilmente prima di filmare la salita dei 7000 gradini farò un paio di video su altri due glitch che possono essere Sei qui utilizzati. finalmente. Lo Jarl ti stava aspettando. Cos'è successo dunque alla torre di osservazione? Il drago era lì? Sapevo di poter contare su Irelen, ma deve esserci dell'altro. Sangue di drago? Cosa ne sai tu del sangue di drago? Dunque, è vero, i Barba Grigia ti stavano davvero evocando. Maestri della Via della Voce. Vivono reclusi sulle alte pendici della Gola del Mondo. Si dice che il sangue di drago sia eccezionalmente dotato nel dono della voce, la capacità di concentrare la tua essenza vitale in un tuum o in un urlo. Se davvero sei il sangue di drago, possono insegnarti a utilizzare il tuo dono. Barba Grigia. Non hai sentito il rumore assordante quando hai fatto ritorno a Whiterun? Quella era la voce dei Barba Grigia per convocarti a Rodgarant. Sono secoli che non accadeva una cosa del genere. Non da quando Tiber Septim stesso è stato convocato, quando era ancora Talos di Atmora. Frognar, calmati. Cosa c'entrano queste sciocchezze nord con il nostro amico qui? Per quanto abile possa essere, non vedo in lui i segni di quello che chiamano sangue di drago. Sciocchezze Nord, brutto ignorante. Queste sono le nostre tradizioni sacre, risalenti alla fondazione del primo impero. Rogna, non essere così duro con Avenicci. Senza offesa, ovviamente. È solo che, cosa vogliono questi Barba Grigia da lui? Quelli sono affari dei Barba Grigia, non nostri. Qualunque cosa sia successa quando hai ucciso il drago, ha risvegliato qualcosa in te e i Barba Grigia l'hanno percepito. Se pensano che tu sia il sangue di drago, chi siamo noi per metterlo in dubbio? Farai meglio a salire immediatamente a Rodgarant. Non si può rifiutare una convocazione dei Barba Grigia. È un immenso onore. Ti invidio, sai? Scalare di nuovo i 7000 gradini. Una volta anch'io ho compiuto quel pellegrinaggio. Rodgarant è un luogo molto pacifico, molto lontano dai problemi di questo mondo. Mi chiedo se i Barba Grigia sappiano quel che succede qua giù. Non sono mai sembrati interessati. Non importa. Va a Rodgarald. Impara ciò che i Barba Grigia hanno da insegnarti. Hai reso un grande servizio a me e alla mia città, sangue di drago. In virtù del mio potere, quale Jarl, ti nomino Thane di Whiterun. È la più grande onorificenza che posso concedere. Ti assegno Lidia come uscarlo personale. E quest'arma proveniente dalla mia armeria come simbolo del tuo titolo. Ti informerò anche le guardie della tua nuova carica. Non vogliamo che pensino che fai parte della comune marmaglia, vero? È un onore averti come Thane della nostra città, sangue di drago. Rimettiti all'opera, Proventus. Abbiamo ancora una città da difendere. Ebbene ragazzi, per questo video è tutto e si conclude qui questo nuovo episodio di Skyrim. Ci vediamo con il prossimo video.